User giusto 99, siamo tornati con un nuovo video, siamo tornati con la nostra creation game di FIFA 22, grandissima richiesta, oggi vi mostro come creare Luca Zanimacchia, il giovane esterno attaccante ala di proprietà della Juventus che nell'ultima stagione ha giocato con la Cremonese e quindi su grande richiesta ve lo porto qua. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like, di commentare, condividere, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di continuare a seguirmi e consigliarmi tanti giocatori che cercherò di portarvi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per completare il nostro database di giocatori. Bando alle ciance, però ragazzi, passiamo subito alla creazione di Luca Zanimacchia. Nome Luca, cognome Zanimacchia, Zanimacchia, maglia mettiamo 98. Italia, ovviamente la Cremonese su FIFA 22 non è presente, quindi mettiamo in questo caso la squadra proprietaria del cartellino, quindi la Juventus, è nato il 19 luglio del 1998. Passiamo al fisico, abbiamo 178 cm per 70 kg. Posizione è un'ala destra sostanzialmente, può giocare anche da punta, ma il suo ruolo originario è l'ala destra, quindi così mettiamo anche il piede destro. Passiamo agli attributi. Attacco. 65, 70, 50, 60, 53. Difesa 30, 20. Abilità 70, 60, 70, 55, 70. Potenza 70, 50, 70, 55, 70. Movimento 70, 75, 75, 60, 65. E infine, mentalità 40, 30, 70, 65 e 70. Questi per quanto riguardano gli attributi di Zanimacchia che ovviamente potete tranquillamente cambiare e sistemare a vostro piacimento. Passiamo adesso al volto, passiamo con questo modello di faccia innanzitutto e andiamo a costruirlo. Come carnagione scegliamo nella prima slide una delle ultime toni, le ultime tonalità disponibili. Sopracciglia, scegliamo il secondo modello che andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo agli occhi, selezioniamo questo modello qui, uno degli ultimi, che andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo al naso, selezioniamo partendo dall'inizio questo modello qui, che andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo alla bocca, selezioniamo questo modello qui, il terz'ultimo della prima riga, che trasformiamo così. Passiamo a guance e mascella, selezioniamo questo modello che andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo al mento, selezioniamo il primo modello e lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo, scusate, alle orecchie, selezioniamo questo modello e lo andiamo a trasformare in questo modo. Passiamo adesso ai capelli, selezioniamo partendo dall'inizio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il tredicesimo modello che è quello che si avvicina di più ovviamente alla capigliatura di Zanimacchia e lo andiamo a colorare in questo modo. Infine abbiamo la barba. Allora, come barba ovviamente potete scegliere se la versione del giocatore con la barba, quindi dell'ultimo anno con la Cremonese in Serie B, oppure anche metterlo sbarbato come ai tempi della Juventus. Questo ovviamente la scelta è vostra. Io ho optato per questo modello che direi è il più idoneo. Quindi ragazzi, questo per quanto riguarda la creazione di Luca Zanimacchia, ovviamente la maglia è fuori, ovviamente poi come scarpini scegliete voi quelli che più
vi ispirano. Questo, ragazzi, per quanto riguarda la creazione di Luca Vanimacchia. Spero che il video vi sia piaciuto, spero sia stato di vostro gradimento, utile soprattutto per arricchire il nostro database di giocatori mancanti su FIFA 22. La lista è grandissima, mi state consegnando davvero tanti giocatori che sto preparando e cercherò di portarvi a breve. Mi raccomando, continuate a seguirmi, lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate, condividete, fate girare il canale in modo che possa portarvi più contenuti possibili. Qui con me Luca Vanimacchia, ragazzi, da Reggiuzzo 99 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!